Vol dir, aquell, de com a fer el curs, xerea d'ull, atenció, la segunda part del nostre curs, xerea, sempre cursa gratis, et venga piemonteisa, lesió prima o prima lesió, anche que el 10 de març del 2020. Per la prima part del curs, cui que l'han escutalo, i per le trovelo su YouTube, scrivent Cerea Curs et Lenga Piemontesa o pure con il nostro link. Voi trovate questa lezione. La prima cosa che dico anche è una bella nuova, una linda notizia. Il nostro libro, Roba Piemontesa, astrova già alla biblioteca regionale della regione del Piemonte, che si chiama Biblioteca Umberto Eco. Questo libro lo abbiamo mandato alla biblioteca, l'hanno ricevuto, e per presentarlo alle fasi del 24 febbraio, una bella sessione che lo abbiamo fatto per video con gente del Piemonte, tanta gente importante e gente di belle città argentina. L'uma da ringraziare tanta gente per questa bella cosa, ma in maniera speciale anche mi l'hai da ringraziare Mirella Giai, la ex senatrice, ex senadora, Mirella Giai al Parlamento italiano, che ha lavorato proprio tanto per questa roba sì, che il nostro libro è fuso nella regione del Piemonte, nella biblioteca, e ha lavorato tanto per i piemontesi e per gli italiani, e belle sì, d'Argentina, Mirella Giai, grazie. E anche Italia, un ringraziamento speciale a una persona che è Giorgio D'Aleo, che chi è? Alla fai la presentazione del libro, e alla fa la veramente bing, molto bing bing, un bel lavoro. Grazie a te, Giorgio D'Aleo, grazie a te. Sono contento, E seguito mandiamo avanti. Per questa seconda parte del corso, noi lavoreremo in un'altra maniera, cambiamo un po' le cose. E tacheremo a fare un po' letteratura piemontesa. Vamos a hacer algo de literatura piemontesa. Nadie se asuste, todo va a ser sencillo, ma lo importante che tutti noi leggiamo il piemontese e cerchiamo di capire il piemontese leggendo queste belle cose, belle poesie e bella prosa. Hai tanta, tanta roba scritta in piemontese, in buon piemontese. E anche okay, lavoreremo con il libro. Voi, per fare il lavoro che è questa lezione, sì, dovete avere il libro dove diverta la pagina 125. Pagina 125. E si leva il primo libro, alla pagina 94. Ecco, dovremo il libro e da come lavoriamo. Ok? Più un autor che si chiama Padre Ignazio Isler. Perché pare? Perché era un sacerdote, era un preivi. Il padre Ignazio Isler. Ha detto il padre Isler, famoso, famoso. Alla fine belle poesie. E belle sia se liber. Hai un'introduzione che la fa se l'uma fala in spagnolo, diciamo anche noi in Castiglia. Leso due righe. Il padre Isler amava il linguaggio simple della gente e cantava, al amor e al vino come al buon comer. Un sacerdote divertido podría definírselo, aunque mucho más habría que decir sobre su personalidad de escritor e de sua obra. Et pare Ignazio Isler più allora questa poesia, El paese cucagna,
el país del Cucaña casaría en español el país, la tierra, la ciudad de Cucaña. ¿Cucaña qué es? Justamente Cucaña, que ahí quedó en español, que es diversión, diversión, buena vida, buena vida. Si lo suma en español, sería la tierra de la buena vida, de la vida fácil, de la vida alegre. ¿Está como hacer la lectura? Piuma liber, dorvuma, el suma, el país de Cucaña. Cul famoso país de Cucaña, al peu un gran país. Nyung labora la campaña, pura es mi paradis. Li, que vel felgarg, lo fassa. Le pañung calambarassa, fanen bisogna travaillé, per bañese da manche. La rusa, que ven en campaña, lanza bur da paradis. Cui catassu cula bagna, si ca fale quei barbis. Quanta i ven poi la tempesta, tutti allora fan gran festa. Cale tutta mac et bonbon, dale et cose de capun. De la pulenta bella e cumsa, i fusai sun pienaras. Bastande con una brunsa, in apie finché un pias. D'ogni parte ai court fontane, ca fan tutte cabarat, porte mar delle cupe zane, per cice del vin chairat. Muscatel e malvasia, e poi ancor del mei caisia, l'en bel commo da cimpe, senza spende pa un duivne. Alle nascita parte della poesia, che è una lunga poesia. Cosa che fuma con questa poesia sì? Se come comprende, se come lese e capì, leer e comprender. Per giuteve, fuma questo travai sì, attenzione. Guardate bene sì, tu capite, bene sì a ramba, questa frase, sale ver o faus. Come facevi a scuola, no? Si è verdadero o falso, lo che io dico acá. Ma andò a cavarlo, guardo la poesia. Leso questa roba sì e dico, alle ver o alle faus? Lesuma la poesia. Guardate bene sì l'esempio, Ante il paese Cucaña, la gente alla da laurea la campagna. Questa parola sì la trovi scritta parecchio, Laurea. Asnes, laurea, se le è della misma maniera. Fuma la tradizione. En la tierra de Cucaña, la gente tiene que trabajar el campo. Ale ver o ale faus? Ale faus. Ale faus. Perché cale faus? Perché, guardo la poesia, cercuma il liber, e varduma, 125, e duma perdi la pagina, 125, e lesumas la poesia, col famoso paese di Cucaña, le più un gran paese, nien lavora la campagna, nien lavora la campagna, e Belesia dice, la gente la da laurea la campagna. E no, nien lavora la campagna. E su ta scrivuma, faus, e bituma perché? Perché nien lavora la campagna. E più la frase dalla stessa poesia. E beh, allora, voi, i leve da travaglie, con due o tre frasi che mi scrivo belesì, e travagliamo poi. Guarda bin, lese bin, comprende bin, e poi travaglie. La prima frase, scutemi allora, la prima adis. Ante il paese Cucaña la rusa all'embrut sauor.
ante el país, ante el país, et cucagna, la rusa que es el rocío, ¿no? La rusa a la, un brut, brut, sabor. Due. Hay tanta buena polenta pronta para mangiarla. Hay tanta buena polenta pronta per mangiarla. Per mangiarla. Sì? E finalmente, tre, andrinta le fontane, a cur del buon vin. Es vero, sí, ¿no? Andrinta, allora, ante el país de Cucagna, la rusa ha un brut sabor, prima. Due, hay tanta buona pulenta pronta per mangiarla. E tre, andrinta, le fontane a cur del buon vin. E vi toma ancora un'altra? Una quarta, sì? Scutela, e le suma. Quatt, chi cavel cimpe alla da paghe il vin. Chi cavel cimpe alla da paghe il vin. Chi cavel cimpe alla da paghe il vin. Alle ver o alle faus? Vedoma. Butu ver perché? Butu faus perché? E cerco la vera risposta alla poesia. Arvezze, travaiuma. Ciao ciao.